Amici carissimi di YouTube, un saluto dal vostro sisma preferito. Beh ragazzi, non potete immaginare che caldo porco fa, però è sera, un po' più freschetto e insomma il video si fa lo stesso, lo show must go on, ecco, diciamolo tutto, porca miseria. Allora ragazzi, il sigaro di cui andiamo a parlare questa sera è sempre un extra cubano e di nuovo però un Rosalones. Eccolo qua, il Rosalones 446. Intanto sto facendo vedere il solito filmato in sovraimpressione, intanto eccolo qua. E siccome ne ho già parlato di un Rosalones, la scaletta, almeno per quanto riguarda il momento cultura, ha le stesse informazioni, quindi vado a ripescare anche un po' da quella scaletta precedente. E anche per non farvi fare andare avanti e indietro con i vari video, comunque vi chiedo anche, vi consiglio di andare a vedere anche l'altro video. Beh ragazzi, ora bando alle ciance, è arrivato il momento del momento cultura, via che si va con la sigla. Allora aspetta che scambio un po' i fogli, allora Rosalones 446. Allora, Hoya de Nicaragua, che è il marchio che produce questo prodotto, è la principale linea di produzione della Tabacos Puros de Nicaragua, fondata negli anni 60 ad Estelí, a 150 km dalla capitale Managua. Esperti coltivatori avevano individuato le caratteristiche ottimali per clima e terreno in questo luogo e vi avevano impiantato le migliori sementi di tabacco. I Rosalones sono puros nicaraguensi, quindi un po' atipici da quelli conosciuti dal fumatore italiano. Infatti hanno una forza media, ma gli aromi rispecchiano la terra natia. In verità questa novità non è una vera e propria novità, poiché in altri paesi questo brand è presente da molti anni, anche se fu dismesso e poi reintrodotto. Ecco, vi ricordate che ne avevo già parlato nell'altro Rosalones? Mi sembra giusto riproporlo qua, perché le informazioni erano quelle. Ma c'è anche una piccola parte in più, adesso vado a ripescare un momento. Il momento cultura non è ancora finito, un attimo, eccoci qua. Ma veniamo al prodotto in questione. Il Rosalones 446, sì, è dritto, ha una fascia colorato maduro, come potete vedere anche dal filmato in sovraimpressione, setosa e ben tesa. Inoltre risulta avere un ripieno eccellente al tatto. Ecco ragazzi, e oppale ragazzi, adesso ce l'ho, insomma me lo vado a ghigliottinare, che non vedo l'ora di esaminarlo, e poi esame a crudo. Allora innanzitutto qua una bella ghigliottinata. Ieri i masugli. Sembra molto dolce e corposo, comunque crudo. Speriamo che sia così anche durante la fumata. Comunque, gli aromi a crudo. Allora, innanzitutto i sentori a crudo, A crudo sprigiona profumi di cacao amaro e legno. Ecco. Con pepe quasi assente. Adesso ce lo andiamo ad accendere. Ah, innanzitutto ragazzi, qui mi vola via il foglio ma dopo lo recupero. Voglio dedicare questa fumata a un idolo che se n'è andato. Come ben sapete, le notizie ci hanno dato una tristezza, un'informazione triste, che se n'è andato il Bud. E il Bud per me, sapete, era un idolo. Il mitico Bud Spencer, che insomma anche più di un sorriso sia da bambini che da grandi ce l'ha strappato un po' a tutti. Comunque una gran persona, un grande attore, è un peccato, però è successo e questa fumata gliela dedico.
Che grande che era, ragazzi, è un mito, un mito. Allora, e anche adesso lo è, rimarrà per sempre nella storia. Allora, parliamo dell'acceso. Allora, è leggermente amaro con un buon retrogusto dolce e molto piacevole. In effetti, man mano che si avanza, cresce di aromi speziati di sapidità. Durante la prima metà risulta anche una piccola nota metallica non fastidiosa. Un momento. Veramente molto buono, eh? Ha una discreta evoluzione, perdendo di acidità, però che l'acidità è leggera, per aumentare di complessità aromatica, con fragranze di tostatura, legno e caffè. Verso la fine ritorna il cacao per finire con un livello di pregevole costanza. Oh ragazzi, io adesso ringrazio Tabaccheria Guzzi e Gusto Tabacco, da cui ho preso queste informazioni, e ci vediamo alla fine con i pareri personali su questa fumata. Ed eccomi qua, ragazzoli, sono io! Eccomi qua per i pareri finali, personali. E beh, ragazzi, io volevo uscire fuori un attimo all'aperto, che sono all'aperto, semi-aperto, diciamo così. Ma ci sono i classici calabroni, porca pupazza, che sono sempre lì fuori in agguato. Infatti ho chiuso anche la parete a sinistra, perché sennò mi rompevano le balle e se mi davano un becco sul naso poi mentre fumavo il sigaro, col cavolo che continuava il video. Comunque eccomi qua. Allora, il sigaro è molto buono e mi è piaciuto molto, diciamo subito così, così tagliamo la testa al toro. Delle punte di amarezza e metalliche, però è molto dolce e cremoso, che me lo fa gradire moltissimo, diciamo così. Poi il tiraggio non ne parliamo, il tiraggio è eccellente, la combustione anche. Poi vabbè, parliamo dell'aspetto visivo, andiamo a vedere com'è la cenere. La cenere è bella, piuttosto uniforme, bianca, come piacciono a me. Ha delle righine, sì, è grigiastre, però è molto molto bella comunque. Insomma, molto bella anche quella. Poi parliamo dell'anilla, appunto, l'anilla con l'effigie della rosa, appunto il nome Rosalones. Molto bella e molto ben fatta. Beh ragazzi, a questo punto ho detto tutto. Un ringraziamento a tutti, anche per aver visto questo video, e mi raccomando, andate a vedere anche gli altri, se no vi do il pugno del piccione. andate a vedere anche il mio secondo canale, andate a vedere anche la mia pagina Facebook, di cui metterò il link in descrizione. Grazie per tutto, un salutone e buone fumate a tutti, ciao!